Dopo 2 anni a causa del Covid di assenza dei fedeli, la processione del Venerdì Santo a Chieti sarà aperta ai teatini e non, seppure con particolari misure che verranno adottate per evitare eventuali contagi. Il governatore dell'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti, che organizza la processione, Giampiero Perrotti. La processione è un elemento di identità per la città, quindi capirete come sia attesa lo svolgimento di questa processione, adottando però tutti i provvedimenti del caso e le cautele del caso. Lei mi sta dicendo che questi giorni si stanno prendendo le ultime decisioni, per esempio ci sarà il contingentamento delle persone e ci saranno dei varchi. Sì, però le modalità si stanno decidendo in questi giorni e quindi poi saranno gli organismi preposti, le autorità competenti a fornire tutte le notizie al riguardo. C'è poi un'altra problematica, quella di Piazza San Giustino, sappiamo del cantiere, ma la processione uscirà sempre dalla cattedrale o parte di essa? Una parte della processione con i simboli, il vescovo, l'arciconfraternita, i cantori e i musici, però poi tutta l'altra parte della processione si congiungerà all'incrocio tra via Arcivescovado e via Poglione e poi faranno il tragitto consueto, si farà. Tragitto consueto, ci saranno delle modifiche? No, una piccola variazione, ma non riguarda il percorso, solamente che il corso Marrucino si farà da Piazza Valignani fino alla Trinità e poi si passerà alla parallela Marco Vezio Marcello invece del contrario come si è fatto finora. L'inizio della processione? La processione, la cerimonia, il rito del Venerdì Santo inizierà alle 18, la processione grosso modo 19 qualcosa. Insomma, si tornerà ad assistere alla toccante e struggente processione del Cristo morto con il Miserere, sì, di Saverio Selecchi. Certo, le prove del Miserere, questo, dal giovedì dopo le ceneri sono iniziate le prove, prima separate, musici da una parte, coristi da un'altra, poi negli ultimi giorni si faranno delle prove insieme, sì. Andrà anche in onda, come sempre, su Rete 8, certo, sul nostro canale. Di questo ringraziamo Rete 8. Ci sarà un pensiero anche alla guerra in Ucraina? Certo, sicuramente. Una preghiera venga anche rivolta perché torni la pace e smetta la guerra in quella terra martoriata.